grazie al professore Francesco Pira, dico, il suo elemento di studio, il suo campo di ricerca in questi anni è proprio il web, dico, abbiamo Piraterie, il volume appena uscito, che presenteremo nell'ambito della giornata qui a Noto, potremo parlarne anche in conclusione di questo corso, proprio perché la sfida vera è il web. Tornando a qualche momento di formazione nostra di giorni fa e anche ancora più indietro, abbiamo sempre parlato di televisioni, la televisione, la gestione, il buon andamento e soprattutto il ruolo. Bene, dobbiamo renderci conto che stiamo facendo archeologia nel momento in cui parliamo di mezzi televisivi. Infatti nel premio di quest'anno, AGIRT, abbiamo voluto indicare alcuni colleghi che sono riusciti a cambiare radicalmente, a comprendere le nuove tendenze della comunicazione e a farlo secondo quell'ottica del bene comune che l'ordine dei giornalisti impone ai propri iscritti. La percezione è fondamentale perché la realtà la costruiamo attraverso i processi percettivi. Ecco, questa percezione dipende da noi giornalisti e i nuovi media non sono soltanto cattivi maestri, possono diventare ottimi strumenti di formazione e di crescita se li portiamo nelle scuole, se li facciamo diventare elemento e strumento di formazione del cittadino, e questo è anche il compito nostro. Adesso siamo, e poi ci sarà la pausa caffè con un'ottima pasticceria offerta dal Comune di Noto. Intanto, i premi di quest'anno, cominciamo dai premi Penna Maestra. Mascia, Quadarella e Rosa Tomarchio ci daranno una mano. Buongiorno a tutti, sono molto felice di premiare le persone che saliranno su questo palco e anche quelle che ci osservano da lassù. Ringrazio Pippo Cascio che come sempre riesce a valorizzare una professione che è sempre più bistrattata purtroppo. Chiamiamo il sindaco di Noto che procederà alla premiazione. Vi dicevo, da 2 anni a questa parte noi procediamo alla premiazione di colleghi che si sono distinti nella loro attività, non soltanto per la bravura professionale ma soprattutto per l'empatia con cui condiscono il nostro lavoro. Passiamo subito alla premiazione del premio Solidarietà, quindi premiamo subito il professore Francesco Pira per l'attività di formazione e di ricerca anche a livello internazionale sulla percezione attraverso i media del fenomeno migratorio e per i puntuali articoli come columnist del quotidiano americano La Voce di New York. Un applauso al professore Pira che abbiamo appena sentito, e premia Giuseppe Cascio, presidente AGIRT. Ci tenevo a dire appunto che questo premio è dato dalla CSI e soprattutto dall'AGIRT, che è un'associazione che proprio Pippo Cascio ha fondato a difesa dei giornalisti radio televisivi, giornalisti che ogni giorno appunto affrontano una serie di problematiche e che vivono i social di cui abbiamo parlato in doppia veste. Premia il sindaco Bonfanti, sindaco di Noto, che ci ospita in questa splendida cornice. Due minuti per le foto di rito. E un nuovo applauso a Francesco Pira. Adesso passiamo invece alla premiazione delle penne maestre. La penna maestra 2019, quest'anno doppia premiazione, a Laura Valvo per l'instancabile attività nella redazione di Siracusa della Sicilia, con coordinamento di un complesso lavoro di raccordo tra ieri ed oggi, tra giornalismo tradizionale e nuove istanze che vengono dal web, tenendo alti i valori del giornalismo di carta stampata in un momento di grande difficoltà editoriale del settore, per la capacità di rinnovare target e contenuti del giornale,
puntando su sociale e cultura che diventano elementi portanti delle pagine di cronaca. Ed è un estremo piacere premiare questa collega, dolcissima e preparatissima collega, il sindaco Concorda, così come tutti quelli di questa sala. E ringraziamo Laura appunto per la passione che mette nel suo lavoro e soprattutto per la delicatezza. Grazie Laura per il tuo lavoro. E un altro grande giornalista contemporaneo che osa e ha il coraggio di dire la propria anche quando naviga controcorrente. Parliamo di Massimo Ciccarello, direttore di Error 404 online, per la puntuale 404 online, per la puntuale attività di cronaca politica e per aver traghettato nel web tecniche e metodi redazionali della carta stampata, privilegiando l'accuratezza, la frenesia della pubblicazione, senza fermarsi al copia e incolla e senza rinunciare all'elaborazione critica che è elemento imprescindibile della professione giornalistica. Per essere un riferimento professionale nel giornalismo online, dove la capacità di ricerca e analisi della notizia sono elementi qualificanti nell'assicurare alla stampa locale l'autorevolezza necessaria a essere imprescindibile presidio democratico della collettività. Un applauso a Massimo Ciccarello. E vedo che il sindaco Bonfanti ci ha preso gusto a premiare. Ormai fa il premia tutto e naturalmente aspetta Massimo, perché anche Pippo vuole farsi la foto insieme a te. Buonasera, buongiorno, anzi io sono Rosa Tumarche. Ci metto anche un po' di emozione a fare questa presentazione. Perdonami, giovane collega Mascia Quaterella, io non vedo bene come te, quindi non so, andrò anche a braccio perché conosco lo spessore umano e anche professionale del collega che tra poco premieremo. Per il lavoro svolto in anni di attività giornalistica di inchiesta alla direzione della Civetta di Minerva, partendo da Il Diario di Siracusa negli anni 70, fino al Giornale del Sud di Pippo Fava, sempre in prima linea al servizio della società civile, dimostrando grande coraggio nel mantenere viva la tradizione del giornalista editore, che nella nostra provincia è stato motore di crescita democratica. Premio a Franco Oddo. E adesso un premio alla memoria. Verrà dato ad un collega che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. Diciamo che appunto le sue parole sono diventate quasi un teorema per noi. Parlo di Dino Cartia, l'indimenticabile giornalista televisivo dal cravattino rosso, che alla direzione di Video Regione subito dopo di Telemarte ha dato impulso civile alla TV locale, da lui intesa come strumento di inclusione e di crescita sociale,
formando due generazioni di giornalisti televisivi. Diciamo che Dino è l'esempio di colui il quale forse in vita non è stato tanto valorizzato, ma è stato tanto, tanto amato sicuramente da noi colleghi. Chi ritira? Ritira la collega Rosy Tomarchio, che con Dino ha lavorato tantissimo e che con Dino ha condiviso avventure e disavventure. Ciao Dino. Rosa, se qualcuno è vestito di viola è meglio che esce dalla sala, ricordiamolo Dino con quella sua forma di superstizione contro il viola. Tu lo dovresti conoscere. Certo, lo conosco, Siracusa, vabbè, persa era e persa sarà. Speriamo che però non sia una predizione universale, perché se no non abbiamo futuro. Grazie, lo consegnerò alla famiglia. Grazie a Rosy Tomarchio. E adesso passo la parola a Pippo Cascio. Quali? Hai stravolto un po'? Passano la parola, perché intanto abbiamo una menzione, una segnalazione che ritengo importante. Per un collega che è qui in sala, il collega di Messina, Emilio Pintaldi, è l'autore, la prego di salire sul palco. Una sorpresa che mi stanno facendo. E lui deve presentare il suo libro Catena Moto 2, che è uno studio importante su De Luca, sul sindaco di Messina, su come il sindaco di Messina ha stravolto la capacità di comunicare sui social, uscendo fuori dalle regole, senza deontologia, ma garantendosi un enorme successo. Ma poi soprattutto Emilio Pintaldi è l'autore e il conduttore di Malalingua, una delle trasmissioni più seguite nel sud-est, nel sud della Sicilia, una trasmissione che garantisce un dibattito politico dei codici semplicissimi. L'abbattimento dei codici è fondamentale per la diffusione della buona politica, e quindi questo passaggio che noi vogliamo premiare come Agirt, dalla televisione al web, dallo studio della comunicazione televisiva ai codici del web, che cambiano radicalmente e che vanno compresi, perché noi come giornalisti possiamo creare poi quella mediazione importante che trasforma i numeri in persone. Grazie Emilio Pintaldi. Continuo io, ci sono tutte le motivazioni scritte, eccetera, ma io preferisco non leggere, anche perché abbiamo un'altra menzione speciale, che è per un collega che proprio nell'ottica Agirt è riuscito a passare dalla televisione alla carta stampata al web, ed è il collega Nello Lafatta, per la sua testata giornalistica La Notizia TV. Lafatta e nella zona nord un riferimento importante proprio per la puntualità della presenza sul territorio, che è un ruolo che noi rivendichiamo come giornalisti televisivi, radiofonici e telematici: l'immediatezza della comunicazione e soprattutto la capacità del feedback, della decodificazione del feedback, del rispondere alle istanze che vengono dalla società civile, quindi gli input, le segnalazioni, la presenza che poi dà continuità alla buona comunicazione. Grazie a lei. Prima di passare a due testate giornalistiche, perché una di queste è una nostra collaboratrice stretta, forse il motore dell'Agirt, ve lo dico fra poco, vorrei che venisse sul palco l'avvocato Giovanni Giuca. L'avvocato Giovanni Giuca fa parte dello studio Giuca di Rosolini,
che ha dato disponibilità all'AGILT per la difesa dei giornalisti minacciati. Noi abbiamo fatto grandi battaglie, siamo in prima linea proprio sui giornalisti minacciati, perché pretendiamo il rispetto della categoria. Ormai non tiro al piccione, perché la disintermediazione del web, il cannibalismo dei ruoli che il web ha imposti, fa diventare tutti giornalisti. È famosa la frase di Umberto Eco, che quando dice che Facebook ha dato voce a legioni di idioti, non voleva dire questo, è stato fraintesimo per moltissimi versi, perché anzi Eco già dagli anni 80 in poi, quindi un precursore, ha capito che il web poteva diventare strumento forte di crescita. Però provocatoriamente ha detto questo, come provocatoriamente ha detto buttate via i libri, dopo tutto quando mangiate il tonno in scatola, poi la scatola la buttate, bene, buttate anche via i libri, leggeteli, però la cultura alla fine è solo consumo. Era una polemica contro il consumismo, ma ciò non vuol dire che non dobbiamo conservare con amore ed emozione i nostri libri. Quindi ecco, anche Eco meriterebbe un approfondimento a sé, in un convegno a sé. Intanto per la targa per l'avvocato Giulio è già presa. Ecco, ecco, va bene, allora Mascia, vai tu che non hai fatto niente. Mascia è il motore di questa organizzazione, però poi sta dietro a lui. La targa sarà consegnata al giornalista Giuseppe Lorefice, capo ufficio stampa del comune di Rosolini, che va in pensione dopo 39 anni di ininterrotta attività al vertice dell'area comunicazione, dove ha svolto un importante ruolo di raccordo con la società civile. Complimenti! Complimenti per anche tu! Un applauso a Giuseppe Lorefice doppio, adesso ti riposerai, ma non credo. Continuerà sempre. Giornalisti non vanno in pensione. Adesso una menzione importante, molto speciale per noi, per l'Ora News .net di Mascia Quadarella, diretto da Mascia Quadarella, che è il nostro motore organizzativo. Mascia ha voluto con amore, con passione, creare questo giornale sul quale impegna gran parte della propria vita, e lo fa dialogando con i propri lettori, rispondendo a tutte le segnalazioni, creando quel target tipico del giornalista online che a noi piace tanto. Ecco, in questa direzione che vogliamo andare, e per questo un riconoscimento a Mascia. Io preferivo stare dall'altra parte, è stata una gradita sorpresa. E appunto passo la parola. La volevo solo precisare, Pippo, che Mascia non è soltanto una giornalista, è anche un editore, e non è facile. Non è facile in questi giorni, perché sappiamo il mercato come va, no? Quindi doppio merito a Mascia Quadarella. Do la targa al sindaco, che è stato sì, per la consegna. Complimenti. Così fatte, come d'altronde l'impegno televisivo impone, così fatte a navigando a vista, che poi danno il ritmo alle cose e la vivibilità delle emozioni. Adesso c'è una pausa caffè. Nel contempo però abbiamo, professore Seglia mi dà la conferma, abbiamo pronta la mostra che voi vedete in anteprima sulla emigrazione siciliana negli Stati Uniti, che il comune di Noto ha grazie al consorzio universitario di Agrigento. Quindi pausa per te e visita.